sono veramente molto onorata di questa bellissima opportunità per me e soprattutto per il conservatorio, per i nostri studenti. E la ripresa del Festival Allegro con Brio dopo 2 anni di silenzio è per noi motivo di grandissima soddisfazione e ci dà l'opportunità e anche il piacere di poter coinvolgere, oltre ai nostri docenti, anche molti nostri studenti che prenderanno parte a vario titolo a tutti i concerti. E poi la novità bella è la presenza di questo nuovo Festival Musicmediale che è stato proposto dalla direttrice del teatro, la direttrice Cristina Ferrari. Noi abbiamo accolto questa proposta con molto entusiasmo, partecipando, coinvolgendo proprio tutta la parte, diciamo, di scuola musicale che è portata alla ricerca del nuovo linguaggio, allo sviluppo di un nuovo linguaggio musicale e alla composizione, allo studio del repertorio di oggi attraverso anche dei mezzi diversi, tipo la musica elettronica, per esempio, oppure comunque a vario titolo nuovi linguaggi strumentali. Rinsalda la collaborazione e addirittura diventando una vera e propria coproduzione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza, un'eccellenza del territorio, quindi il famoso ponte che abbiamo sempre cercato di mantenere ben saldo fra il conservatorio, cioè la formazione dei giovani artisti e dei giovani musicisti, con il teatro e il palcoscenico. In questa occasione veramente raggiunge i suoi massimi livelli. Il Festival Music Mediale, voluto fortemente con l'attuale direzione del Conservatorio e la Presidenza, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l'entusiasmo che subito hanno raccolto quando abbiamo deciso insieme di fare qualcosa di importante ancora di più per i giovani. Ecco, lo sguardo quindi alle nuove tecnologie, ai nuovi linguaggi, non soltanto alla musica contemporanea, ma addirittura alla musica contemporanea lirica con non strumenti classici, non solo perlomeno, ma anche con l'elettronica. Questo credo che sia davvero una medaglia importante per Piacenza, per questo teatro che continua a guardare, come hai detto bene, ai giovani e che intende sempre più dare spazio ai giovani.